Buonasera, bentornati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo, una puntata chiaramente in cui non ci si è ben ripresi da questo finale che io non ricordo. Saluto Massimo Gianni, collega, radiocronista di Radio Tele 5, nonché anche nostro collaboratore, non per il calcio, anche se ti sei occupato anche di calcio, giustamente con la tua trasmissione Cartoon. L'unica partita che mi è ritornata alla mente della storia recente è stata però diversa, perché non era un derby e insomma, c'era altro clima, era la gara di Cremona che era in vantaggio 2-0 al 75esimo con la doppietta di Moscardelli, e in un quarto d'ora la Cremonese segnò 3 gol e vinse 3-2. Però insomma era un'altra fase di campionato, l'Arezzo non era in questa situazione di classifica, quindi. Sì, è giustamente sottolineato la prima differenza, che non era un derby, e poi che derby, anche se giochi, io lo dicevo ieri mentre tornavo a casa cercando di trovare un perché, no? Passeggiavo nervosamente con alcuni amici fuori dallo stadio. Se avessimo perso, che ne so, anche con la Lucchese, con la Carrarese, in questo modo, in prechi. Ti mangi le mani, soprattutto perché davvero hai buttato via una partita che avevi in mano, però insomma perdere con il Siena è molto molto doloroso per tutto ciò che aveva preceduto questo derby. E poi la differenza rispetto a Cremona, che lì abbiamo cominciato lo sbandamento a un quarto d'ora dalla fine, qui all'85esimo ancora eravamo in vantaggio per 3-0, quindi veramente non c'è una spiegazione. Insomma, io devo dire che ho passato tutta la giornata a vagare un pochino, non riesco a concentrarmi, ecco, neanche ora che sto parlando, insomma è veramente dura. Okay, perché è veramente l'imponderabile, perché si è detto che l'Arezzo è stato rimontato varie volte, però sono state rimonte molto diverse, no? Anche quando era in vantaggio con l'Entella 2-0, però l'Entella segnò subito inizio ripresa, il pareggio nel finale, ma insomma rimontò un gol, ma 3 gol con 2 rigori peraltro nel giro di pochissimi minuti, no? In una gara del genere in cui l'Arezzo aveva giocato probabilmente la miglior partita, aveva annichilito il Siena, al di là delle dichiarazioni di Mignani che sentiremo, che non mi pare abbia messo molto la differenza che si è vista tra le due squadre, e quindi insomma non ci si capacita. E ti chiedo, ecco, se può avere delle scorie questa partita. No, ma infatti la cosa che ha cominciato a preoccuparmi un po' dal pomeriggio di oggi è stato questo pensiero, cioè la ripercussione, perché al di là, insomma, ragazzi, abbiamo perso 2 punti, ma non è che ripeto, è cuoce molto la cosa perché abbiamo perso contro il Siena, però insomma la preoccupazione è che adesso via via che si allontana questo momento drammatico dal punto di vista calcistico e sportivo, perché drammi hanno altre sembianze, sinceramente, però insomma la paura è che ci sia qualche scoria. Il problema è che magari ci possa essere qualche ripercussione a livello psicologico, tenuto anche presente che andiamo a giocare in un campo. Allora, le partite non sono assolutamente semplici, mai, nessuna, però giochiamo contro una squadra sabato sera, il Pontedera, che è sorprendentemente, ma fino a un certo punto, ottava in classifica. È una squadra giovane come l'Arezzo, corre, gioca molto spensierata, ha un buon allenatore del quale si parla tanto bene, giustamente, e quindi sarà veramente difficile, anche perché insomma questi cali, insomma, è un po' la caratteristica dell'Arezzo, a parte comunque non è spiegabile tutto quello che è successo ieri, però insomma cerchiamo anche di trovare una chiave di lettura. L'Arezzo è una squadra molto tecnica, però allo stesso tempo particolarmente portata alla corsa e al ritmo. Come si abbassa questo ritmo, purtroppo sono dolori. Ieri, ma non si può fare una colpa all'allenatore, quando nel momento in cui sono usciti dal campo
Buglio e Cutolo, che ovviamente erano stanchi, dovevano un po' tirare il fiato, poi insomma, teniamo presente che è uscito Cutolo, poi è entrato Rolando e ha fatto un gol, però insomma, la leggo nel senso che la palla ha cominciato a girare un pochino meno e un po' con più difficoltà, un pochino, la manovra era un pochino più macchinosa. Salifu, che ha fatto una partita da 10 lode, alla fine veramente era stanchissimo, e quel fallo in area di rigore, fra l'altro inutile perché il giocatore non sarebbe andato da nessuna parte, mi sembra un fallo che viene fatto veramente da un giocatore che in quel momento la stanchezza gli ha un po' offuscato le idee, non c'è altra spiegazione. Quello è stato l'episodio veramente, perché il primo rigore, vabbè, sì, lo prendi 3-1, comunque mancava pochi minuti, 2 gol di vantaggio, lì hai veramente messo in moto la paura e rimesso in moto il Siena. Sì, io ci metto anche il gol del 3-3, perché sì, farsi prendere in contropiede in quella maniera, cioè da difendere un gol di vantaggio, sinceramente insomma, fa tanta rabbia, fate come vi pare, insomma, però, non c'è dubbio. Sì, risentiamo anche le dichiarazioni dal canto con la rivisitazione della partita. Non la so commentare, quindi è una cosa che non è logicamente spiegabile né per me né per i giocatori, ridicola la cosa che ho detto di là, quindi vengo io a nome di tutti perché sono responsabile di questi ragazzi qua, sono contento di essere responsabile di questi ragazzi qua, perché anche oggi mi hanno regalato fino all'85esimo una grande prestazione, però le partite vanno fino al 94 oggi. Non è quasi impossibile solo per dal canto raccontare e commentare questo Arezzo-Siena, uno di quei casi dove si tira fuori l'imponderabile e da quello ci si aggrappa nel giorno in cui l'Arezzo aveva surclassato il Siena giocando la gara perfetta preceduta dal clima giusto e da una coreografia magnifica della curva Lauro Minghelli. Brunori dopo pochi secondi può subito segnare, Pelagotti sul fronte opposto salva sul tiro a tu per tu di Gliozzi. Poi l'Arezzo sfoggia un gran gioco ed è implacabile ad approfittare degli errori bianconeri. Serrotti e Cutolo portano gli Amaranto sul doppio vantaggio. Il Siena non reagisce ed anche inizio ripresa la squadra di Mignani è decisamente molle, così Rolando, appena entrato, debutta nei migliori dei modi e segna il 3-0. Sembra proprio la partita perfetta nella giornata perfetta, e invece in 5 minuti cambia tutto. 2 calci di rigore nel finale, prima un fallo di mano di Remedi, poi un ingenuo fallo di Salifu rimettono in partita il Siena. Goberti fa doppietta dal dischetto. I bianconeri ci credono e passano di nuovo nel recupero con Arrigoni abile a girare in rete sul cross di Pedrelli. Da 3-0 a 3-3 la giornata perfetta si trasforma così nell'incubo totale. Rimangono negli occhi 85 minuti di grande calcio, ma la delusione è davvero fragorosa. Ci siamo stati un po' ingenui, un po' non capaci di mantenere la lucidità in un momento dove sarebbe stato meglio farlo, però ho fatto il giocatore, lo so che passa per il cervello di uno, lo so pure che passa per il cervello di loro, che comunque sono sempre stati in partita, sono stati bravi a crederci fino alla fine. Insomma, il Milan ci ha perso una Coppa dei Campioni, così può succedere pure all'Arezzo, sarebbe meglio non succedesse, ma oggi è andata così. Volevo, non è per fare ruffiano, leccare il culo a nessuno. Mi dispiace per la gente che è venuta allo stadio, perché so che è un derby sentito. Io penso che al 3-0 tutti quanti abbiano sognato la giornata della vita, io per primo. Diciamo che è stata tutt'altro che la mia giornata della vita, eppure per la gente che è venuta allo stadio mi dispiace. Detto questo, ricomincio. Però il calcio va così, sono abituato, nel senso, ci si abitueranno pure i giocatori. Oggi è una giornata che facile da cancellare non sarà, però insomma, campionato c'ha ancora 13 partite da giocare. Oggi avremmo dato uno scossone grosso a tutti quanti con una vittoria pesante come questa, perché facciamo vedere che l'Arezzo stava là. Ora stiamo là uguale, digeriamo prima il boccone amaro. Tra l'altro in casa l'Arezzo non aveva mai fatto 3 gol al Siena nella storia, e ingenuità, forse il secondo episodio, quello diciamo dove c'è stata più ingenuità, il secondo rigore. Sì, però sono episodi che capitano, non sto lì a sindacare se Sali potesse aspettare un po'. Ripeto, se chiedete al Milan che dal 3-0 ha perso la Coppa dei Campioni, il 3-3, non penso che sappiano trovare una spiegazione pure loro, il calcio va così. Tra l'altro non c'erano comunque stati segnali di alcun tipo, no, che la partita potesse cambiare? No,
la prendiamo come insegnamento in più, era meglio se non l'avessimo preso o preso in un altro modo, così brucia un po', però va bene. Rolando entra e segna e a dimostrazione ha fatto anche un gran gol tra l'altro. Sì, ma insomma siamo andati su dei giocatori che sapevamo che qualità potessero avere e cosa potessero dare al gruppo, che era già sano, anche perché alla fine sono ripartito con quelli che avevo già. Ero convinto con i cambi di aver messo fondamentalmente la partita in cassaforte, invece in cassaforte non ci ho messo proprio niente. Pazienza. È normale che ci rimanga come scoria perché è clamoroso nell'epilogo, però il campionato va avanti. Il calcio è fatto di giornate dove ti danno la possibilità di rimediare a quello che hai fatto male la volta precedente oppure di confermare quello che hai fatto bene la volta precedente. Noi oggi tentiamo di rimediare quello che non abbiamo fatto bene oggi. Seconda parte di A Tutto Campo, tra poco sentiremo anche una lunga intervista che ci ha rilasciato proprio ieri al fischio finale Ermanno Piagoni, doveva essere una intervista sul mercato, lo è stato però chiaramente influenzata da questa amarezza. Saluto a mister Luca Magnanezzi che ci raggiunge. Ciao. Scusate il ritardo. Figurati, noi non ci interessa, siamo qui. Buongiorno a voi. Allora, noi abbiamo detto due parole anche sull'amarezza, una partita difficilmente spiegabile. Dal punto di vista di un allenatore, dal punto di vista tecnico, al di là di quelli che sono gli episodi, che cosa hai colto in quel finale di partita? No, sintetizzo. Problema di gioventù, di tutti. Problema di gioventù perché col Pisa abbiamo giocato in un modulo tattico diverso, no? E ti ha portato un risultato ottimo, perché hai vinto 1-0, sudato, lottato fino a fondo. Ieri è stato mantenuto l'assetto tattico normale che si adopera da inizio campionato. Come diceva Gianni, le sostituzioni che sono state sono sostituzioni importanti. Però questo è un problema di gioventù. E quello che è successo, secondo me, andrà a ricaricare ancora di più i ragazzi, perché sono consapevoli che sul 3-0, a 5 della fine, sei stato nettamente superiore a una squadra forte, perché Siena è una squadra molto forte, e questo gli servirà da monito per ancora lavorare con più caparbietà e più grinta. Quindi non credi che ci sarà un effetto depressivo? Assolutamente no, anche perché Dalcanto è talmente bravo nel plasmare le difficoltà che si creano, che le tramuta insieme ai ragazzi in energia pura e positiva. Logico, dispiace perché 3-0... abbondante, direi io, perché loro hanno fatto veramente poco, poi abbiamo fatto tutto noi perché i rigori li abbiamo fatti noi, anche se c'è da dire che il Siena già nel primo tempo era stato molto pericoloso agli esterni, ci faceva veramente male. Quello doveva essere semmai, diciamo così, una cosa su cui basare eventualmente gli ultimi 10 minuti. Sì, che poi la differenza è Larenzo aveva subito avuto l'occasione con Brunori, poi la prima palla clamorosa l'ha avuta il Siena con Gliozzi, e poi nel calcio, no, anche la costruzione della partita, della prestazione si è basata poi sul fatto che Gliozzi si è fatto parare il tiro mentre Serrotti ha segnato. Sì, posizioni diverse, centrale Serrotti, defilato Gliozzi, però detto questo l'Arezzo, come già avevo anticipato la settimana scorsa, avrebbe fatto una partita a scacchi, e fino al momento del gol è stato anche il modo, perché noi cambiavamo fronte di gioco, perché si passava da destra a sinistra, sinistra a destra, non si verticalizzava quasi mai, nonostante loro avessero una difesa molto alta, e bastava fare il giochino dell'elastico, palla corta, palla lunga, palla dentro, e probabilmente faceva ancora più male, perché loro prendono tanti gol proprio per questo, perché è una difesa talmente alta che rischiano molto con le squadre rapide. Però detto questo non c'è da rammaricarsi, se non per come è accaduto il risultato finale. Una partita che poteva, cioè ancora Larezzo ovviamente, soprattutto con i risvolti che ci attendiamo e che finché non vediamo scritti, io nel senso, non siamo in Italia, quindi no, tutto dovrebbe procedere secondo come ci si aspetta, però non si sa mai che scappi fuori un'interpretazione strana l'italiana, e chiaramente un successo avrebbe portato Larezzo veramente come una delle candidate ulteriormente anche al primo posto, anche se Lentello ovviamente deve recuperare al momento 6 partite. Sì, teniamo fondamentalmente presente questa cosa, che Lentella, se vince anche 3 delle 6 partite, ci passa inesorabilmente avanti.
però insomma c'è da vincere queste tre partite, non sarà facile. Ieri ha dato un segnale molto importante perché è andata a vincere a Pistoia, dove insomma, ha trovato una squadra non irresistibile, siamo d'accordo, però insomma sta di fatto che questa Entella ne sbaglia poco o nulla. E, un altro gran bel segnale l'ha dato la Pro Vercelli, andando anche lei a vincere in un campo molto molto difficile, e quindi insomma io credo che l'Arezzo potrà essere un po' la scheggia impazzita di questo torneo. La vedo abbastanza difficile la vittoria del campionato, questo a prescindere dalla vittoria di ieri, che non è che cambio. Io scommesso che arriviamo fra le prime quattro, questo continuo a esserne profondamente convinto, anche perché al di là delle due citate squadre, per il resto mi sembra che il ritmo non lo tenga nessuno. Lo stesso Siena, ora sono diventati fenomeni perché ieri hanno pareggiato, però è una delle grandi così grandi misteri di questo campionato, insieme al Pisa, perché col parco giocatori che ha, io ieri quando sono entrati i giocatori che sono entrati, uno dei quali insomma ha anche segnato, ho detto in diretta insieme a Stefano Brandini, dico, ma questi ce ne rendiamo conto cosa hanno in panchina, cioè a parte quello che hanno in campo. Quindi insomma, sono grandi, per fortuna nostra, grandi incognite, sia, ripeto, il Siena che il Pisa. Però l'Arezzo se la gioca con tutti, è importante arrivare piuttosto terzi che non quarti, questo è fondamentale, questo in chiave playoff, poi se qualcuno non è convinto di questo, bisogna che vada a vedere il regolamento, meglio ancora arrivare secondo me, meglio alla grande arrivare primi, questo non c'è dubbio. Le semifinaliste playoff sono automaticamente catalano con questo, insomma. Le semifinaliste playoff sono automaticamente promosse, non c'è più la finale unica playoff, ma sì. Chi arriva in semifinale e vince la semifinale va in B. Praticamente sì, vincendo due scontri sei in Serie B, se arrivi secondo, è un vantaggio mica per ridere. Siamo d'accordo che c'è poi da vincere, poi siamo d'accordo che ti incroci, specialmente se vai a giocare nei campi del sud e ti giochi la Serie B, insomma sono campi non caldi, caldissimi, quando la posta in palio è alta, però io ho fiducia in questo allenatore, ho fiducia in questa squadra, ho fiducia in questo gruppo, ho fiducia in La Cava, ho fiducia in Pieroni, e insomma ho fiducia anche in te, Frabetti. Grazie di questo. Hai citato Pieroni, sentiamo, ieri era piuttosto, anche lui chiaramente, normalmente scosso, perché eravamo proprio nei minuti seguenti il fischio finale di Arezzo Siena, sentiamo cosa ci ha detto. Ermanno Pieroni, dovevamo parlare di mercato, adesso ne parliamo, però siamo emotivamente un po' sconvolti perché siamo al fischio finale del derby con il Siena. Diceva prima, no? Una partita così non so se è mai capitata in carriera. No, obiettivamente non era mai capitata, che dall'86esimo al 92esimo è qualcosa, si ribalta un 3-0. Raggiungendo un pari, anche se con due calci di rigore. Obiettivamente, da un'apoteosi, da una prestazione eccezionale dell'Arezzo oggi, abbiamo adesso il rammarico di tre punti buttati al vento. Sicuramente certi episodi, un po' di sfortuna, qualche magari errore, aver staccato la spina troppo presto, può darsi che questo sia anche avvenuto, però è stato un errore imperdonabile perché oggi c'è stata una squadra sola in campo e questa è stata l'Arezzo. Sembrava la partita perfetta, una di quelle partite da ricordare, tra l'altro nella storia dei derby mai l'Arezzo aveva fatto tre gol al Siena qui in casa, e quindi c'erano tutti i presupposti insomma per davvero un risultato che poteva essere un crocevia importante. Ma il Siena non è esistito, l'abbiamo annichilito, tre gol l'abbiamo sovrastati sul piano tecnico, sul piano fisico, sul piano del gioco. Una squadra che tra l'altro veniva da due mesi che è imbattuta. Certo, obiettivamente non so ancora spiegarmi a caldo cosa è successo negli ultimi minuti finali, anche se ci sono due calci rigore, questi non vanno dimenticati. Giusti, non giusti, dubbiamente forse abbiamo un po' staccato la spina troppo presto.
Sì, un arbitro quest'oggi probabilmente ha preso decisioni giuste, era lo stesso di Juventus Arezzo, dove invece lì qualche rammarico c'era, no? Su due gol dei tre juventini. No, direi un ottimo arbitraggio, anche se mi riservo di vedere l'immagine dei due calci di rigore, però devo dire che è stata una direzione di gara molto oculata, molto, molto giusta, quindi l'arbitro non c'entra proprio niente, dobbiamo solo fare un grande mea culpa. Tra l'altro, tra i presupposti che potevano far ricordare, e lo ricorderanno comunque, il debutto di Rolando, anche questo, no, un giocatore che debutta e dopo pochi minuti entra e segna e fa anche un gran gol come ha fatto Rolando, insomma, è la bontà della vostra scelta. Sì, direi tutti segnali positivi, perché giudichiamo la prestazione della squadra, obiettivamente. Siena dov'era? Non c'era proprio in campo. Tre gol meritati, una prestazione superlativa dell'Arezzo. E purtroppo è successo quello che non doveva succedere e questo lascia molto amaro in bocca. Adesso però bisogna rimboccarsi le maniche, chiaramente ripartire. Il campionato è lungo, mancano ancora 13 partite. Certo che in questo momento l'amarezza in noi tutti è tantissima e mi dispiace soprattutto per il pubblico che ci teneva molto a questa gara. Era stato premiato con una prestazione a mio avviso superlativa, macchiata da questi 10 minuti finali che onestamente non sono giustificabili. Comunque, guardando la panchina quest'oggi, si è capito quanto l'Arezzo si è rinforzato, no? Guarda che giocatori che erano in panchina e quindi anche quante scelte aveva ed ha in questo momento dal campo. Sì, ovviamente è una squadra completa in ogni reparto, una squadra che può sicuramente lottare per le prime posizioni della classifica, non bisogna però commettere gli errori che abbiamo commesso oggi. Purtroppo è un'altra di quelle partite, ne abbiamo qualcun'altra ancora di non lontana memoria che ci ha lasciato amarezza con la Carrarese, la partita di Novara, però è anche vero che questa squadra c'ha un cuore grande, gioca bene a calcio, è un bel gruppo, è ottimamente allenata. Certo, non possiamo però giudicare questi 10 minuti veramente negativi con tante situazioni positive che questa squadra ci ha regalato sino ad oggi, quindi adesso so che dura, immagino che dura anche nel morale dei ragazzi, però bisogna rimboccarsi le maniche. Due parole su Butic, è un giocatore che vi piaceva da tempo e un giocatore che, insomma, appena c'è stata la possibilità il Torino si è ricordato della Ghezzi. Sì, indubbiamente, perché l'avevamo chiesto in estate, poi era andato a Terni dove c'era la possibilità all'epoca del ripescaggio in Serie B, i rapporti con Torino, con l'amico Gianluca Petrachi, ci hanno permesso, ecco, di ritornare in pista con questo ragazzo nonostante le tantissime richieste. Sarà un'altra freccia nell'arco di questa squadra, ma come tanti altri, quindi io credo, come giustamente evidenziato, che abbiamo anche una panchina molto molto importante. Il campionato, ripeto, è lungo, ci sono 13 gare. Speriamo di arrivare più in alto possibile. E poi avete tenuto giocatori come Basit, come Buglio, è stato difficile tenerli? Ma obiettivamente bisogna dare atto al presidente della Cava, che ha sorpreso anche me, nonostante tanti anni di esperienza con il calcio. Certo, non era facile lasciare andare Buglio, perché è un giocatore che ha caratteristiche importanti in questa squadra, però è anche vero che il presidente della Cava ha rinunciato a tanti soldi. Gli va dato merito, gli va riconosciuto questo impegno e sono dispiaciuto tantissimo che la squadra proprio oggi non ci abbia ripagato tutti, ecco, con una vittoria che avremmo meritato sul campo. Poi c'è questo affare pro Piacenza, è pressoché certo che la classifica, diciamo, cambierà nei termini che l'Arezzo si attende? Ma c'è una sentenza, quella della Corte Federale, che parla chiara, quindi nel momento in cui viene radiata definitivamente la propria scienza vengono cancellati tutti i risultati della giornata andata. In questo caso l'Arezzo è primo in classifica, oggi dico però a pari punti con la Pro Vercelli, stavo per dire da solo, peccato però questi due punti persi per strada che sono purtroppo, direi, importanti e potevano essere importanti soprattutto per il morale, anche per l'ambiente, però non possiamo, diciamo, macchiare un campionato così importante di questi ragazzi con questi 10 minuti finali che, se per quanto ci amareggiano, però non ci devono far perdere la bussola. Una battuta finale, dal canto ha detto, no? Ho detto ai ragazzi, non guardiamo chi gioca, chi più chi meno, tentiamo l'impresa, perché di questo parleremo, no? Di impresa, ma l'Arezzo può dire la sua anche per il primo posto? E perché no? Può fare tutto, purché non commetta l'errore di questa sera. Diciamo che dal canto ha detto una cosa giustissima,
questa è una squadra che ha grandi valori, valori morali, valori tecnici, che deve correggere come tante squadre magari determinati errori, quindi però è un lotto difficile perché ci sono tante squadre che si sono rinforzate, ci sono le tre che sono retrocesse alla B, ci sono queste due squadre, Provercelli e Entella, che viaggiano a vele spiegate. Noi però finché abbiamo la classifica che ci dà ragione non molliamo, ci crediamo e andiamo avanti fino alla fine. Chiamiamo insieme dal Caffè Amaranto e dice Piegoni, mister, primo posto, perché no? Perché no, ha ragione, Gianni ha detto bene, massima fiducia, la squadra c'è, gioca con tutti, non è mai stata messa sotto nel gioco, forse qualche volta fisicamente, ma non è un problema più di tanto questo, però la squadra c'è, la squadra gioca, i campionati non si vincono a febbraio, te l'ho già detto un'altra volta, si vincono a maggio, si possono vincere anche a marzo, ma deve essere veramente forti e ammazzarlo il campionato, non è il caso dei tre gironi, forse la Juve Stabia è quella che ha preso un ritmo diverso, però sì, perché uno non deve pensare di arrivare prima. Ecco, si guardava ieri, a proposito di panchine, dicevi prima la panchina del Siena, ieri per la prima volta dopo il mercato uno guardava la panchina dell'Arezzo e le scelte che dal canto poteva fare, beh insomma la situazione è abbastanza cambiata perché ovviamente in panchina c'era dei giocatori, no? Rafforza l'amarezza di Pierone a fine partita, no? Perché la squadra a questo punto è veramente completa, bisogna sapere aspettare tutti, anche quelli che in questo momento avranno meno spazio, però a questo punto la squadra è completa. Ieri Rolando è entrato, ha fatto subito vedere di che panni si veste. Gran gol ha fatto. Sì, perché ha fatto un doppio passo in una posizione di campo che se non hai gamba non lo fai. E quindi non c'è niente da dire, il centrocampo è stato rinforzato, la difesa era già a posto, l'attacco adesso è completo, ci sono giustamente delle competizioni che è giusto che ci siano nel calcio perché ha gli attributi, deve tirare fuori, non si gioca a bamboline e non manca niente. Dal canto infatti ha ricordato in conferenza stampa dicendo ho parlato con i giocatori, ho detto non guardate chi fa 5 minuti in più o 5 minuti in meno, mancano 14 partite, ma ne mancano 13, bisogna cercare l'impresa, cioè a questo punto proviamo quella che sarebbe una vera e propria impresa. Ma ti ripeto quello che ti ho detto prima, quello che è successo ieri verrà trasformato in energia positiva e questo sarà, dal canto te l'ho già detto, il puzzle lo sta quasi finendo, quasi finito di farlo. Gli manca un pezzo, due o tre pezzi. Non manca niente. Ti sei bravo a fare i puzzle? No, io stavo pensando, elaboravo, no? Nel frattempo, cioè, pensando all'energia positiva, io confido molto, molto, molto su Alessandro Dalcanto, che a differenza di due campionati fa, quando perdemmo a Cremona, del tecnico che sedeva in panchina in quel campionato, saprà trasformare questa rabbia che sono sicuro avrà preso tutti quanti i giocatori. Io ho sentito Cutolo ieri sera per l'appunto, Cutolo era molto giù, però ha detto sta tranquillo che domenica faremo un partitone, quindi riusciremo a reagire. Ecco, ripensando a quella sconfitta di Cremona, non so, facendo mente locale, fu un po' l'inizio un po' del declino, perché fino a quel momento l'Arezzo era andato veramente alla grande, alla grandissima, ci aveva illuso un po' tutti quanti. Quella sconfitta fu un pochino spartiacque, poi piano piano si spense, perché alla fine proprio eravamo completamente out. Però era un altro Arezzo, era un altro parco giocatori, un altro modo società di giocare, un'altra soprattutto un'altra società, insomma. E poi ieri sera, per cercare di addormentarmi, ho ripensato, perché insomma l'ho fatto e mi sono addormentato abbastanza tardi, ho ripensato che, andando a rivedere un po' anche quello che veniva pubblicato su Facebook, che proprio un anno fa eravamo in mezzo alla tempesta, ma proprio nel mezzo, alla tempesta, perché c'era Bombolo, Matteoni, detto Bombolo, che insomma si cominciava a capire che non avrebbe pagato gli stipendi. Qualcuno se ne accorse il 15 di febbraio, sottoscritto e qualcun altro cominciano ad avere un po' di informazioni
prima, ma non perché sia bravo, per carità, ma semplicemente perché parlando con chi era dentro e svolgeva mansioni amministrative dentro l'Arezzo, insomma, c'erano segnali abbastanza preoccupanti, insomma, perché i famosi soldi in cassa non c'erano, gli stipendi e le promesse di assumere qualcuno nella sua ditta per, diciamo, alleggerire un po' il carico dei dipendenti dell'Arezzo non era arrivato. Insomma, ho ripensato alla faccia di Matteoni, quindi ti sei ripreso? Mi sono ripreso perché ho detto, insomma, ragazzi, voglio pareggiare col Siena, insomma, ma la grande. Però attenzione, torno a ripetere, sabato sera sarà difficile, una partita contro una signora squadra, poi una società che secondo me è una società modello, certo. È una società modello con le dovute proporzioni, perché ovvio che Pontedera non può esprimere una squadra a grandi livelli, però questi per il bacino di utenza che hanno fanno veramente grandi cose, hanno una società che si muove con grande professionalità e capacità. E poi ti ricordi che questo ciclo cominciò quando vinse quel campionato in Serie D contro l'Arezzo, no? Quando esatto. Qua c'era Martucci, ti ricordi? Esatto. Come si chiamava il nerino che c'era, scusate, no, questo diminutivo che era fuori? Sissé, ti ricordi Sissé? Sissé che era un bel giocatore, non te lo ricordi? Comunque ci fu un Arezzo Pontedera 1-3 mi sembra, che vinse con quello scontro, che ci ammazzò con lo scontro diretto, e da lì poi è nata questa cavalcata. Tra l'altro vanno molto bene anche nei settori giovanili, perché sono primi sia negli allievi che nei giovanissimi. Lì sono abbastanza fornito. Sì, lì allora, loro lavorano fino agli allievi bene, la Berretti lascia un po' a desiderare, la prima squadra è ben curata. È una politica loro, però loro è una squadra molto molto giovane. C'hanno un 2001, un panchina 2000, è una squadra molto molto giovane, tutti giovani di belle speranze. Avendo molti amici a Pontedera, ti posso dire che per loro non è una sorpresa quello che stanno facendo, perché è un allenatore di altissima qualità, è un gran lavoratore, probabilmente se ne sentirà parlare più avanti, non so se è breve, però se ne sentirà parlare. Poi il calcio è strano, molto strano. Beh, dopo ieri è ancora più strano. Però, sì, no, ricordati che non tutti gli allenatori che lavorano con i giovani sono ben accetti. No, non è nelle prime squadre specialmente, quindi sì, sono ben accetti, ma ci deve essere un mix ben delineato e ben definito. Però sono convinto, ti ripeto, sono convinto che ne faremo un risultato pienissimo. E tra l'altro, in conclusione, adesso sentiremo anche Mignani. L'Arezzo in casa non perde da un anno quasi, è l'ultima squadra che ha passata il Monza, che vinse 1-0, questo da una parte. E dall'altra non si può notare, anche se sono pareggi molto diversi, quello di ieri è diverso da altri, però insomma, l'Arezzo in casa, anche meritando di vincere, però ha incappato in tantissimi pareggi che avrebbero potuto dare una classifica molto diversa, no? La situazione di vantaggio. Guarda, io spezzo una lancia per i giocatori. Ieri chi ha visto il terreno del Comunale si faceva una domanda. La squadra tecnica come è l'Arezzo, molte volte il pallone quando ti arriva non ha una bella linearità, sembra i campi di promozione, di eccellenza, anzi alcuni sono ancora più belli del nord. Il terreno fa veramente pensare e dà da pensare. E quindi spezzo questa lancia per i giocatori, perché hanno fatto veramente tanto, e alla fine del Sammo, col ritmo come tiene l'Arezzo, portarlo a 90 minuti è veramente difficile. Ecco perché ti dico, è un problema di gioventù, probabilmente in certe fasi della gara bisogna saperla gestire con le dovute precauzioni. Sentiamo Mignani, io ringrazio Massimo Gianni. Grazie a te per l'invito. A Luca, grazie e a ci vediamo la settimana prossima, e tra poco sarà con noi un tifoso speciale. Risultato, passatemi il termine, assurdo, perché se si pensa che l'Arezzo a 10 minuti dalla fine, credo, vinceva 3-0, è difficile ipotizzare che una partita poi finisca 3-3, però secondo me la partita va letta nel suo complesso, va interpretata e razionalizzata nel suo complesso, e alla fine il merito più grosso che posso riconoscere alla mia squadra è di averci creduto fino alla fine, perché questo è un dato di fatto. Se devo ragionare sul contesto partita, secondo me l'Arezzo ha fatto
un ottimo primo tempo, dove ha sicuramente palleggiato e mosso palla con più qualità rispetto al Siena, ha trovato due gol su due errori grossi nostri e gli abbiamo agevolato la strada, però anche è vero che il Siena, magari non muovendo la palla pulita come l'Arezzo, però anche il Siena ha avuto le sue occasioni nel primo tempo, una con Gliozzi, una con Fabbro. E il secondo tempo è una partita diversa, dove l'Arezzo ha provato a gestirla forte del suo vantaggio, ha provato a gestirla come si gestisce una partita in queste categorie, quindi con serenità, senza magari particolari affanni, perdendo tempo, spezzettando la partita, però poi il secondo tempo è stata una partita importante da parte del Siena, dove se si cancella il risultato, Siena ha spinto, ha creato, ha avuto anche un paio di occasioni prima dell'ottantesimo per fare gol e ha preso 3-0, mi sembra nell'unica ripartenza che ha fatto l'Arezzo, quindi la partita tutto sommato secondo me è stata a grandi linee in equilibrio, dove l'Arezzo ha fatto meglio il primo tempo e il Siena ha spinto di più nel secondo. Tra l'altro c'era una statistica che diceva che il Siena nei secondi tempi ha un borsino favorevole di 17 punti, 18 con oggi, quindi è una caratteristica vostra, al di là che oggi è stato un po' diverso dalle altre volte. Sì, vabbè, ti ripeto, il risultato di oggi è un risultato particolare. Il Siena in campo fisicamente ha corso per 95-94 minuti e ha corso con grande intensità, probabilmente ha messo più intensità nel secondo tempo che nel primo, dove l'Arezzo invece nel primo tempo è stata molto aggressiva, ci ha tolto un po' le fonti di gioco, è una squadra organizzata, ben allenata, dove ci ha sporcato la partita e ci ha impedito di proporre il calcio che spesso riusciamo a proporre. E questo va riconosciuto, ne sono dati meriti. Però, come ho detto prima, anche il Siena nel primo tempo ha avuto un paio di situazioni favorevoli dove poteva andare meglio. Ultima cosa, come vivete questa attesa anche sul caso Propria Scienza, visto che in teoria il Siena ha da perdere molto, no, da questa situazione? Non la viviamo. Purtroppo quello che è successo quest'estate, quello che succederà da qui alla fine, non dipende da noi e quindi accetteremo in silenzio quello che accadrà. Noi, perlomeno io, non posso fare altrimenti che lavorare sul campo per cercare di fare più punti possibili, altre cose io non posso fare. E allora vogliamo concludere questa trasmissione con Jacopo, tifosissimo dell'Arezzo. Benvenuto Jacopo. Ciao, buongiorno. Allora, ieri hai vissuto allo stadio questo derby, questa bella partita. Ti chiedo intanto, al di là del risultato, come ha giocato l'Arezzo secondo te? Bene, perché te gol. Gol che sono, diciamo, stati un bel bottino che ci hanno illuso per la vittoria. Che cosa ti è piaciuto di più della squadra? A me mi è piaciuto solo il gol del dilettante Dezzo, che si alza, primo gol di più tempo. Il primo gol di Serrotti, che è stato davvero molto bello nello scambio. Invece cosa non ti è piaciuto? Ah, ecco qui, secondo me è stato i cambi del mister De Canto, infatti, che sono dei cambi scorretti che non vengono mai fatti. Ecco. Non avresti fatto questi cambi, diciamo, quindi questa, diciamo, tiriamo un po' le orecchie al mister. Questo pareggio, questi tre gol del Siena, la partita sembrava vinta. Come l'hai presa? Cosa hai provato allo stadio? Rabbia scandalosa. Vergognosa, poteva che adesso vincesse, invece il Siena ha ribattato, ecco. E nessuno se lo immaginava, effettivamente. E allora vogliamo dire Forza Arezzo per salutare tutti? Forza Arezzo. Sì, Forza Arezzo e Juve. Infatti tra poco c'è anche Arezzo Juventus Under 23. Grazie Jacopo, Forza Arezzo, a presto, grazie.